Buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, ragazzi, come state? Spero che state tutti bene. Io volevo approfittare prima di iniziare il video a ringraziarvi per tutti i complimenti per l'ultimo video, perché vi è piaciuto tanto, avete continuato a mandarmi anche messaggi, siete tutte assolutamente carine, quindi vi ringrazio veramente. E niente ragazze, quindi vediamo in primavera, perché io ho questa fase proprio nel periodo della primavera e Natale, perché non lo so, vedendo le belle giornate ho voglia di creare. E poi è una cosa bella perché non solo è un fai da te che ti passa il tempo, ma invece di spendere tanti soldi comunque, perché non ricreare tu per quello che si può fare? È bello personalizzare la casa, a me questa cosa piace tantissimo. E se avessi più tempo, niente. Allora, oggi è venerdì, io sono già pronta, come avete visto, perché oggi vado al lavoro alle 17, però sto per scendere con Nathan e mio marito, perché ho delle cose da sbrigarmi, perché poi non ce la facciamo, anche perché poi c'è sabato e la domenica e io comunque lavoro e quindi ho bisogno di alcune cose. E niente, quindi io ho già sistemato casa, sinceramente ho spolverato tra ieri e stamattina, ho fatto anche, vabbè, i bagni, le mie solite cosine che voi sapete, che i bagni assolutamente devo fare ogni giorno, ho fatto anche la cucina, ho preparato anche la cena per stasera per mio marito e i miei figli e anche per me, così quando rientro, perché rientro verso le 21:30 se ci va bene, se no alle 10 di sera. Per il lavoro, almeno così non mi si sporca la cucina, ragazze, perché sì, mio marito sistema, ma non è mai la stessa cosa di come facciamo noi, vabbè, è normale. Comunque stavo dicendo, e quindi ho preparato la cena, dato che scendiamo adesso e non rientriamo, cioè prima di rientrare al lavoro io non rientrerò, vado direttamente. E oggi farò lavare tutto il robottino, infatti ho alzato già le tende, lì c'è la mia divisa che mi servirà per domani. Ho alzato tutte cose e il robottino mi lava tutto. Io mi trovo benissimo con gli Eli, lo amo, infatti lo uso tantissimo, soprattutto quando queste giornate così che devo andare, non perché io sinceramente vi dico la verità, stamattina ho fatto sì l'aspirapolvere, ma in modalità velocissima, perché non mi bastava il tempo. Niente, poi vi volevo fare vedere una cosa che abbiamo comprato. Allora, l'ho messa qui, sono nella camera di Crystal, che l'ha comprato mio marito perché è da tempo che io lo volevo. Lo usavo quando ero un pochettino più giovane, che avevo più tempo e praticamente facevo palestra in casa, avevo uno step. Però io l'avevo in un'altra maniera, ne abbiamo scelto uno perché odio avere queste cose grosse in casa, cioè ci mancherebbe soltanto un, come si dice, una postazione di palestra a casa, no. Quindi mio marito ha trovato questo qui al Carrefour, in offerta, che poi non ci crederete, addirittura ha anche il, non mi ricordo come si chiama, ragazze, vabbè, comunque questo qui ha pure gli elastici, quindi per aiutarvi con le mani, eccolo qua, era 50 euro, abbiamo visto che c'era il 50%, ma in realtà l'abbiamo pagato 10 euro di questa marca, io lo usavo tantissimo, non sposata, facevo tantissimo palestra, poi vabbè ragazzi, dopo che mi sono sposata ho avuto Crystal, poi sono dimagrita di nuovo, poi ho avuto Nathan e di nuovo, a parte anche il Covid che ci ha un po' rovinati. Quindi adesso volevo un pochettino mettermi un po' a regime, perché si sta avvicinando l'estate, sinceramente devo un pochettino prendermi cura di me, sinceramente non mi faccio mancare niente, nel senso che se mio marito si mangia la pizza, purtroppo non riesco a resistere, la mangio pure io e così via. Invece vediamo, magari aggiustarmi un pochettino anche con un po' di movimento non fa male. Comunque ragazze, basta, solo per sé in chiacchiere, ci aggiorniamo tra un pochettino e niente, vi auguro una buonissima giornata. Mua.
Allora ragazze, volevamo un po' di pesce e onestamente non so com'è, l'ho preso alla Lidl, è la prima volta che lo prendo, proviamo e quindi adesso lo faccio un po' fritto. Vi faccio sapere se è buono. Allora, vi faccio vedere prima frutta e verdura, cosa abbiamo preso. Ho preso un pacco di scalora, noi in Sicilia facciamo la pasta scalora e caciocavallo. E qui non l'abbiamo mai presa, l'ho trovata alla Lidl e l'ho presa. Eccola qui. Poi c'è le mele, ho preso un broccoletto, l'iceberg, i mandarini, una di melanzane, un po' di zucchine, se non mi sbaglio ne ho presi due, tre. Vabbè, qua c'è anche il pane e il pesce. Ho preso un pacco di asparagi che non c'erano quelli freschi, un pacchetto di patate e la mia insalata sottile. Ho preso queste pannocchie, purtroppo non c'erano crude, però le abbiamo prese lo stesso, e un pacco di carote. Allora, ho preso vari tipi di carne, un po' di bocconcini di pesta tacchino, questo macinato, ciao amore mio, per fare le polpette. E poi le fettine di scottona che io faccio quelle alla pizzaiola, come vedete c'è scritto. Queste ve le faccio vedere bene, questa è la platessa che a me piace tantissimo, l'ho presa sempre tutto da Lidl. I gamberetti, ho preso le taggiasche e queste olive che io le mangio con l'insalata. Kinder fettalata, c'è anche il Kinder pinguì, ma mi sa che l'abbiamo messo già in frigo. Poi ho preso della quinoa e il pancioc, questo piacciono tantissimo a Nathan. Poi un budino proteico, quello alla vaniglia. Abbiamo preso anche questi qui che sono carini, per Cristel e Nathan, da dare magari nel giorno di Pasqua, vediamo. Eccoli qui. Poi abbiamo preso la birra Corona, ne abbiamo prese due, le acciughe, una busta di latte, sì, le acciughe, scusa, stavo dicendo il borotalco, volevo dire il bicarbonato, uno di vino e l'aranciata. Infine ho preso sempre alla Lidl uno di alcol, che lo sto usando anche sulla lavapavimenti, dato che non fa schiuma, e invece dell'Ace Gentile ho trovato il Formil, che comunque è ottimo, è simile. L'Ace Gentile, cioè scusa, l'Ace Candeggina. Ho preso questo, lo prendo sempre, che è praticamente l'anticalcare, è molto efficace. Nella Formil prendo anche i foglietti per, diciamo, i colori. E niente, ragazze, le mie salviettine che prendo sempre. Allora, io dentro metto un po' di mollica, quindi pan grattato, un po' di formaggio, quello grattugiato, poi metto un po' di prezzemolo, il sale, un pochettino, pochissimo di pepe, e così un uovo, ecco, un uovo, mi stavo dimenticando l'uovo, e dopodiché, ragazze, le vado a mettere in friggitrice. Poi, per dargli un po' il gusto, vado a usare un po' di olio di origano, che adesso vi farò vedere che a spruzzino. Comunque queste polpette vengono gustosissime e soprattutto rimangono morbide, perché voi sapete che a volte
facendo anche le polpette che so magari in friggitrice diventano poi dure da fuori, io invece fatte in questa maniera non so perché ma mi vengono veramente morbide ed è così che piacciono ai miei figli, se le mangiano veramente tutti. E niente ragazze, dopodiché mi sono preparata la cena, vado a ripulire un po' la cucina perché si crea sempre tanto caos, soprattutto dove facciamo il caffè, l'acqua e così, ecco lì. E niente, poi mi preparo per andare al lavoro. Sto cucinando anche una fetta di tacchino per me a pranzo con un po' di asparagi e qui invece ho messo le patate per stasera per loro, così hanno cena pronta. Le polpettine sono pure pronte. Adesso riempio la lavastoviglie e do una ripulita in tutta la cucina. Allora, prima di andare al lavoro devo fare due cosine di pulizie veloci, quindi ho rifatto il letto. Come avete capito, prima ho preferito preparare la cena e il pranzo, così poi sono libera prima di andare al lavoro e sono a posto stasera perché torno più tardino. Ho fatto il letto, ho lasciato questo qua così perché adesso lo sposto, pulisco questa parte e poi oggi faccio fare al robottino. Quindi vado a ripulire il bagno in maniera veloce, anche perché tanto ieri mi sono dedicata alla pulizia. Questa è la gommina di questi qua che li lavo sempre a parte. Allora, bellissime donne mie, volevo farmi la skincare con voi perché vi volevo sempre presentare la crema Mimim che voi già conoscete perché di tanto in tanto continuo a fare questa collaborazione, anche perché veramente sono dei prodotti meravigliosi, ve lo dico veramente sinceramente. Ma stavolta è una nuova uscita perché si tratta proprio di un concentrato di secrezione di lumaca. Quindi nel frattempo che mi vedete struccare, vi racconto un pochettino. Allora, voi sapete che il concentrato di lumaca è molto, diciamo, prezioso per la nostra pelle perché ci offre una spinta di idratazione che aiuta a riparare la nostra pelle e promuovendo la crescita del collagene naturale e dell'elastina. Sovralimentato con potenti estratti di vegetali può migliorare l'umidità e l'elasticità della pelle, mentre sbiadisce le macchie scure e le imperfezioni. Ora voglio darvi un po' il dettaglio del prodotto, cos'è. Questa collezione include Siero Viso Lumaca, riparazione profonda, e Depre Par Snail Face Serum, e la crema viso da lumaca tutto in uno, che è la All in All Snail Face Cream. Come vedete il siero, vedete com'è consistente, vi faccio vedere, ecco, proprio si vede che è fatto proprio dalla bava di lumaca, proprio è quella la sensazione. Io vado ad applicarli nelle parti che più ho bisogno, ma questo siero lo possiamo mettere in tutto il viso. Vado anche a picchiettare e niente, lo metto su tutto il viso. Scusate un po' gli occhi, diciamo, strabici, ma è perché cerco di guardare la telecamera perché non riesco a vedermi. Andiamo invece alla crema viso. Vi faccio vedere anche la consistenza di essa. Guardate quando apro il tappo, ecco, si vede, è proprio colloso, non so come spiegarvi, ma appunto è proprio quella l'idea. Ne prendo un pochettino perché vedete, appunto, è abbastanza, e la vado a mettere sul tutto il viso fino al completo assorbimento. Invece, andando nel dettaglio sulla crema proprio del viso, mentre la applico, ha una multifunzione formulata con filtrato di lumaca ed è concentrato per ripristinare la nostra luminosità della pelle e ridurre l'aspetto delle linee sottili.
Ragazze, quello che anche aiuta questa crema è migliora l'umidità, l'elasticità della pelle, riducendo veramente la comparsa di macchie scure e imperfezioni, una cosa che comunque io, se vedete, ce l'ho per il tanto sole che ho preso. Quindi ragazze, io vi ho fatto vedere queste magnifiche creme perché veramente le amo. Vi lascio anche un codice sconto. Il codice sconto è IMIMCODE del 40% sul link che vi lascio in descrizione. Davvero ragazze, un'ottimissima crema, sia quelle passate ma anche queste. Quindi ringrazio Nora per questa collaborazione meravigliosa. E niente ragazze, proseguiamo e andiamo da acqua e sapone perché mi mancano ancora cosine che non sono riuscita a prendere da Lidl e ci andiamo insieme. Finalmente, ragazze, sono tornata e sono riuscita a prendere pure un po' di detersivi, cose che mi mancavano già da un po'. Ve le faccio vedere. Allora, come prima cosa, ho preso questo Infasil, l'ho preso anche quello arancione, che è per i bambini da 3-12 anni. Ho preso il Vernel, questo l'ho pagato 2,45 € ed è proprio quello grande, molto grande. Vedete? Ho preso un pacchettino di salviettine, trovo sempre in offerta il mio detersivo preferito perché questo anche senza ammorbidente, credetemi che lascia i capi profumatissimi, io lo prendo a 2 euro. Stavolta non so, c'è qualcosa che si è aperto e non capisco che cos'è. Comunque, voi sapete che io stra-amo il Sunsilk, che è l'unico shampoo che mi trovo bene, ma questo più grande era in offerta a 3,45 €, molto grande. Anche questo qui, da 810. Poi, allora, un pacchettino di lamette, quelle con tre lame. Non so che cos'è che sta accadendo e mi spavento. Pure questo dell'Infasil, diciamo che era tutto in offerta sull'Infasil, che è comunque un ottimo prodotto. Ho preso questo deodorante, pagato se non erro 1,79 € o qualcosina in meno. Ora vi no, 2 euro. Questo qui. Allora, ho preso poi due buste di Mentadent, questo qua, le perle che non ne posso più fare a meno. Di solito prendo quasi sempre quelle azzurre, diciamo che per me sono le mie preferite. Anche questa era in offerta a 3,45 €. Quello che io uso sempre, però se trovo comunque delle marche buone in offerta li provo sempre. Quindi del Cif, che a me piace tantissimo, ho preso questo qui di vetri. Vediamo come va. Io non mi ricordo, forse l'ho provato, ma non mi ricordo. Quindi ho preso questo qui che era in offerta a 1,90 €. Questa ammoniaca ho preso perché non c'era quella che prendo di solito io, quindi la proverò. Questa è a spray e quindi vediamo se comunque, perché la uso tantissimo da quando ho anche la Tineco e l'ho presa a 90 centesimi. Come detersivo per pavimenti ho preso questo qui. Della Lisoform, sempre in offerta a 2,25 €. Comunque c'erano ragazzi prezzi assurdi. Anche i prodotti del bagno, tipo questo qui, mi è costato tantissimo. Anche quello, la candeggina, anche lo smac, che di solito costano di meno, visto che anche con le offerte hanno prezzi assurdi. Quindi per il bagno ho preso questo qui, non c'era niente alla candeggina. Poi ho preso lo spazzolino Nathan, che qua c'è tutto il bagnoschiuma caduto purtroppo, perché è questo qui che prendo sempre per Nathan. Ecco, scusate.
scoperto che si è aperto, perché io uso sempre questo qui, noi ci troviamo benissimo. E basta ragazze, poi i miei sacchettini, quelli appunto da freezer, che io li uso anche per qualsiasi cosa. E poi basta, i bicchieri e qualche piattino e un altro dentifricio che si è levato dalla scatola. Ho preso anche la carta da forno, questa qui da 25 metri, che mi è costata veramente pochissima. Questo l'ho preso da Questapone. Invece l'alluminio, anche questa da 30 metri, però costata 3 euro da Lidl, perché proprio mi erano finite. Ragazze, comunque vi volevo dire che da Lidl in questi giorni abbiamo preso della Favorina questi cioccolatini bellissimi. Li ho pagati a 2,19 euro. Sono finiti un pochettino perché li abbiamo mangiati. Praticamente ce ne sono 10 e sono buonissimi. E sono veramente carini per fare regalini ai bimbi. Tra l'altro ieri alla Lidl sempre abbiamo preso questo, dove c'è il peluche, che ora vi faccio vedere. E i cioccolatini sono buonissimi. Niente, ve li devo fare vedere. Infatti adesso li sto mettendo qui. Che stai facendo? Hai capito? Oggi è giorno 8, quindi buone feste delle donne. Non so se questo video uscirà nel giorno stesso delle feste delle donne o l'indomani. Però ci tenevo anche qui a farvi gli auguri. Sappiate che voi valete sempre, non solo per questo giorno, ma sempre. E ragazze, io vi saluto qui, ci vediamo prestissimo con un nuovo video e vi anticipo anche che sto preparando un video per la primavera, perché non vedo l'ora, già cominciano ad esserci giornate veramente belle di sole, quindi non vedo l'ora di diciamo decorare casa, però stavolta non voglio spendere soldi, andare a comprare negozi, ma bensì sto girando mercatini dell'usato, sto cercando di creare cosine che preferisco appunto farle io, e ci sono tante idee che vi piaceranno anche a voi e vi farò vedere nei prossimi video. Ragazze, un bacio a tutte e buon fine settimana, se non ci vediamo prima.